Hey Cuj, ben ritrovati dal vostro Andralink 91 in questo nuovo episodio di Nazuma Eleven Go Luce. Siamo finalmente giunti nel post game e dopo aver allenato un bel po' la squadra siamo pronti ad affrontare la luce sfavillante, la squadra di Bailong. C'è un piccolo problemino, io avrei registrato la parte iniziale, diciamo, dove ci fa vedere che andiamo al Giardino Imperiale, Mark che ci dice che stava indagando già da tempo. Il problema è che non ho registrato l'audio e questo problema accade quando metto una nuova scena su OBS e non so perché l'audio devo riattivarlo ogni volta. Due palle. Attenzione, dal 12° capitolo vai allo stadio Zenith per la finale? No. Tutti i migliori giocatori delle scuole continuano a sparire. Che cosa inquietante. Dove saranno finiti? Vediamo un po'. Sì. Ok. Buono. Ah. Cosa? Ne sei assolutamente sicuro? Sì, me l'ha riferito Sanford. Sembra che il giocatore della Royal Academy che era scomparso sia tornato. Ma deve essere stata un'esperienza traumatica, era molto debole e borbottava cose strane. Sarà come penso? Se non ti dispiace vorrei parlargli. E invece no, caro Mark, ci andiamo prima noi! Non salgi su quella nave, se lo fate troverete solo degli incubi ad aspettarvi! Oh, perdonatemi! Basta! Cosa gli è successo? Cosa può averlo ridotto così? Noi ovviamente non lo ascoltiamo e andiamo a prendere la nave. Ci addormentiamo e veniamo risvegliati sul Giardino Imperiale. Questo bellissimo posto, sentite che bella musichetta proprio evocativa. In poche parole che succede? Mark ci dice, ah, stavo già indagando da tempo su questo Giardino Imperiale quando ho lasciato la squadra. Quando lasciò la squadra appunto la prima volta. E inoltre veniamo appunto accolti da Bailong che ci vuole subito sfidare. E niente, siamo qui al campetto. Bailong, eccolo qui, che ci vuole sfidare. È a livello 60 da luce sfavillante con giocatori tutti sopra il 60. Attenzione. E il massimo è Bailong che è al 65, mi sembra. Però vediamo cosa hanno da dirci ora tutti quanti i ragazzi che sono venuti in nostro aiuto. Anche alcuni leggendari giocatori delle Inazuma Japan. Iniziamo con Caleb. E lo chiama corso d'allenamento speciale? C'è sempre qualcuno con delle idee davvero bislacche. È proprio vero. Potere assoluto. Quindi se gli studenti del Giardino Imperiale sono i prescelti tra gli imperiali, questi giocatori sono i migliori di tutti. E comunque sia, piccolo appunto prima di continuare, se vinciamo contro la luce sfavillante e una volta battuta la squadra colleghiamo la nostra versione di gioco a quella opposta, ovvero io sto giocando luce, se la colleghiamo ad ombra, potremmo giocare contro il Team Zero. Qui l'atmosfera è oscura e soffocante. Che sarebbe la squadra. Non capisco proprio perché il quinto settore tratti così i bambini. Sarebbe la squadra composta da quella di Bailong e quella di Tescat. Si uniscono e fanno il Team Zero. Ragazzi, fate del vostro meglio. Non possiamo sottrarci alle sfide. Tranquillo, Jack. Cercare il potere assoluto servirà solo a distruggerti. Credimi, io lo so bene. Oh. Ragazzi, già. Giocate il vostro calcio. Puntate alla vittoria, come sempre. È l'unica cosa che potete fare. Proprio vero, Mark. Possiamo solo vincere. Beh, allora, vinciamo. Ce la possiamo fare. Ho assegnato a Sanguk lo spirito Atlante, quindi proprio portiere Sanguk è molto più forte di JP. E ok, siamo a livello 56, dovrei farcela. Noi siamo i raggi che squarciano l'oscurità, la luce sfavillante. Volete affrontarci nuovamente? Sì, perché ho perso la prima volta. Ho perso malissimo. Beh, malissimo, in realtà solo 2-1. Quindi ora dovrei farcela. Ah, poveri illusi. Molto bene, lasciate che vi mostriamo il nostro potere assoluto. La prima volta ci ho perso davvero male. Qualcuno potrebbe dire, ma allora non l'affronti perché non ci vuoi far vedere che perdi. Ma ve l'ho detto che ho perso, quindi... Inoltre sì, ho Roundhouse nel team, che è abbastanza decente come giocatore. Senti, che musica. Quindi andiamo a vedere i giocatori, che poi l'altra volta noi anche li ho visti.
Vediamo un po'. Byron Gal 65. Ok, ci ho azzeccato. Vediamo un po'. Uragano Bianco. Ok, sì, lo conosciamo. Lo stesso di Tuono. Filbert Weissman. Hanno comunque sia tutti quanti nomi e attacchi che ricordano la luce. Don't use Spectrum. Vabbè. Brighton Spark, proprio classico. Chandler Blanc. Dwight Whitaker. Albion Lumina. Candido Glow. Beamer Dye e Beacon Noor. Insomma, il portiere non è forte come il nostro, però gli ho fatto un gol l'altra volta, quindi ora che sono molto, molto più forte, possiamo dargli del filo da torcere. Ok ragazzi, facciamogli assaggiare un po' di medicina chiamata calci sui denti. Iniziamo subito con lo spirito guerriero di Victor Ranseroto. Oh, pure loro? Chi è? Chi è? Chi è? Torre bianca. Oh. Loro li supero, ma torre bianca? Non c'è bisogno di superarla perché andiamo con Lost Angel. E questo è un gol sicuro. È un gol sicuro, me lo sento. Cos'era quella che caricava la sua bellezza per fare barriera cristallina? Bene, avanti così, ragazzi. No, era un movimento un po'... insomma, strano. Che disdetta. Non lascerò che succeda di nuovo. Fin troppo facile. Albion Lumina. Ma finì che è femmina. Però se è femmina è poco femminile. Chi è? Oh, cardinale? Porca zozza. Porca zozza, cardinale. Ma che facciamo a cardinale? È forte, perché il nostro spirito guerriero è deboluccio, eh. Però insomma, un po' di punti gliel'abbiamo fatti consumare, eh. È andata molto bene. Molto meglio di quello che sperassi. Sapete a chi vorrei dare lo spirito guerriero in questo gioco? A Michael. Che è un giocatore che davvero se lo merita. Uno dei pochi che davvero merita lo spirito guerriero. Però a te non ti faccio segnare. No, no, no. E non ho messo Sangok in campo. Porca di una porca. A questo punto evochiamo maestro. A JP gli ho segnato uno spirito a caso perché dovevo levargli appunto. Dovevo levargli Atlante. Mano di luce. Se riuscissi a indebolire il tiro con il grandissimo Gabi, che qui Gabi è un difensore veramente OP. Tiro indebolito, mano di luce potrebbe farcela. In fondo JP la difesa ce l'ha, la presa ce l'ha. No. No, no, no. Inchinatevi di fronte alla luce sfavillante. Ma piuttosto, perché JP è in porta? Se ho cambiato lo schema e ho messo Sangok. Perché ho fatto doppio salvataggio? No. Non mi ricordo, avevo messo Sangok in porta. Guarda che roba. Non mi ricordo perché l'ho tolto. Oh. Ad ogni modo, giochiamo e giochiamo. Ok, possiamo andare. Io premo e non va. Allora ragazzi, ditemelo. Non è la prima volta, ve l'ho fatto anche vedere una volta in video che ho toccato in porta e non ha tirato. Non capisco perché, è la prima volta che... A parte forse potrebbe anche essere il DS, che ha lo schermo touch un po' difettoso. Non è che è un problema, però ogni tanto dà un bel po' fastidio. E andiamo con l'Atlante.
nonostante 110 di potenza. Insomma, voglio dire, è uno spirito guerriero di tutto rispetto, specialmente per un portiere. Sì, sì, tira, tira. Capace fa gol. Vai, Sangoku! Grande Sangoku! No, 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 ragazzi, ragazzi, cosa facciamo? Tagli dimensionale? Scatto anomalo. Non mi piace. Questi si avvicinano un po' troppo alla porta, eppure fortuna che ho messo una difesa a 4 giocatori. Grande Gabi! Grande Gabi! L'ho detto che è OP Gabi, l'ho detto. Gabi è spaventoso in questo gioco. Primo tempo finito. Mannaggia, potevo fare un altro gol. La partita si fa interessante. Sì. La forza di questa squadra è il suo attacco implacabile. Decifrano le strategie avversarie e usano le loro abilità senza sforzo. Si potrebbe dire che personifichino l'energia positiva. Fa un po' paura. Sono di un altro livello rispetto alle squadre che abbiamo incontrato finora. Hanno una velocità e una precisione eccezionali. Siamo a malapena riusciti a usare le nostre tecniche. Osservazione interessante. Stai insinuando che se aveste il tempo di usare le vostre tecniche riuscireste a fermarci? Non possiamo perdere contro questi tipi. Sì, se potessimo usare le nostre tecniche ti avrei già fermato. Ma tanto poi. Senti, non mi interessa se me lo finisco da Lancelot. Per tutti finisci cardinale. È già una seccatura in meno. Oh, beccate questa. Niente però. No, 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 tu non hai capito niente allora. Guarda che ti faccio io, guarda. Premi, grande. Ora un po'. Majin Pegasasak. Proprio... Senti, proprio il suono che fa, proprio arrabbiato. Da paura, ragazzi, da paura. Sfonda tutti! Ah! Ce n'è anche per te se ne vuoi. Sfondamento! Tiro! Cogno di Pegaso! Ah! E questo sarà il gol del 2-1. Non ti azzardare mai! Muro di roccia. Grande, grande, grande. Ora. Bene, avanti così, ragazzi. Cosa si fa ora? Si cambia formazione, certo. Non è che posso lasciare i giocatori così, Tutto in difesa ora. Eh sì. Ah, vabbè, no, però non servirebbe neanche, però niente, meteora dirompente non ce l'ho fatta con Victor. Nebbia avvolgente è uno. Tiro indebolito, ok, abbiamo anche dietro. E poi anche Subaru dietro ha un altro di più. Tiro indebolito, cavolo. Porca miseria, Subaru non c'ha tecniche. Ah, sprecato. Beh, forse no, Però qui non c'è la potenza di tiro. Qui conta proprio il tiro. Non è come su Tuono e Fiamma che c'è la potenza di tiro. In base a dove tiri c'hai più potenza o meno. Ok, proviamo un po' a fermarlo con Gabi. Gabi! Nah. Prima ce l'ho fatta fermare contro un amichevole. Quello che fa col leone, graffio letale. Con Gabi l'ho fermato. Quindi è possibile effettivamente fermare uno spirito guerriero che usa una tecnica.
Vediamo un po'. Perché non ho più punti per... Non ho più punti, o meglio, sì, non ho punti per evocare Lancelot. Dovrei usare i punti tecnica, però non mi sembra il caso. Vediamo un po' se ce la facciamo. Difesa acrobatica, no, cinta di nebbia. E vabbè, è andato. Cavoli, ragazzi. Va bene. Più o meno. Ronda. Grande ronda! Che blocca lo spirito guerriero! Brava Roundhouse. Sì, Roundhouse Kick, Chuck Norris. Cosa? Perché? Perché l'ha passata? Perché l'ha fatto? Però è finita, meglio così, ho vinto. A posto, ho vinto. Ok, andiamo, dai. Eccola qua. È inconcepibile, siamo stati sconfitti. Ce l'abbiamo fatta, siete stati grandi, ragazzi. Oh yeah, Gabi. Siamo stati davvero, davvero bravi, bravi, bravi. Fulgore diffuso... Fulgore? O fulgore? Fulgore. Folgorato fulgore. Regolamento del calcio. Ah. E luce sfavillante la divisa. Beh, la squadra, insomma, non è male. A parte qua lì ancora che non è arrivato a 50. Però, tutto sommato, è stata una bella partita. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto! Sono tosti, ma non fuori dalla nostra portata. No, non abbiamo ancora visto il loro vero potenziale. Hanno qualcos'altro in serbo. Ah. Hai perfettamente ragione. Sono sollevato, Victor. Mi fa piacere vedere che almeno non sei peggiorato. Ma non hai ancora visto niente. Chissà... Magari ci incontreremo di nuovo un giorno. Siamo sconfitti, visto? Sì, ci sarebbe Steam Zero, però... Non hai visto niente. Intendeva dire che c'è una squadra ancora più forte. Ma è davvero possibile? Sì, e sappiamo anche già dove. Non ne ho idea. Ad ogni modo, rimanere qui non serve a niente. Andiamocene. Bisognerebbe arrivare al castello, ma... Ci arriveremo in un altro momento. Proprio come previsto. La Raemon è diventata il catalizzatore che darà origine al potere assoluto. Ma non sono ancora abbastanza forti per i nostri scopi. Dobbiamo farli migliorare ancora. E poi... La squadra perfetta, la Zero. Il nostro più grande sogno si avvererà. Sì. Beh, è arrivato il momento di dirci addio. Non preoccupatevi per noi. Rimarremo qui ancora un bel po'. E non scoprirete nulla. Ho la sensazione che abbiamo trascurato qualcosa. Un qualche scopo segreto di quest'isola che non abbiamo individuato. Ah, su questo è sicuro. Allora buona fortuna. E state attenti, ok? Mettetecela tutta in finale, ok? In bocca al lupo! Il successo di questa rivoluzione è nelle tue mani. Prenditi cura di loro, Jude. Non hai bisogno di dirmelo. Sì, forse dovrei affrontare un'altra volta la squadra finale. Grazie a tutti per il vostro aiuto. Ci vediamo! Sarebbe più che altro per sbloccare il finale alternativo. Alternativo. Vinciamo, ma c'è una scena bonus, praticamente. Bene, cugino, direi che per questo primo video del post-game di Inazuma Eleven è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, domani con un nuovo video. Bye bye!